thank you Ci troviamo in località Vermeni, l'antica fonte Vermeni, stamattina un gruppo di cittadini di Pellegrina denominati, chiamatisi cittadinanza attiva, eh, attivi tra l'altro da un bel po', non è, non è da, 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 da poco tempo, hanno iniziato anche, eh, oltre ad altre iniziative che adesso l'Avvocato Latella ci dirà, hanno iniziato a ripulire questa antica fonte. Eh sì, Carmelo, eh, quest'anno Cittadinanza Attiva Pellegrina ha avviato la sua attività estiva con un intervento sull'antica fonte eh, Vermeni. L'antica fonte Vermeni risale con metà di costruzione all'incirca alla metà del eh, 1800-1850-1860. Fino al 1980, data di costruzione dell'acquedotto denominato Pomarelli. Questa fonte è stata l'unica punto di approvvigionamento di acqua. Per tutte le contrade che si trovano uh, sopra l'area di Pellegrina, contrada Vermeni, dalla quale prende eh, il nome l'omonima fonte, contrada Olivarelli, contrada uh, Pomarelli e tutte le contrade dell'area, come, come vedi, Figurella mi suggeriscono: come vedi, la fontana è costituita da quattro vasche, una vasca uh, primaria che è formata da una, uh, uh, un unico blocco di pietre scolpito con una cannella in pietra e poi altre tre vasche che sono un abbeveratoio e due lavatoi che vengono servite dalla prima per, eh, per cascata è stata attenzionata e conservata in questi anni dai contradaioli che anno per anno sono intervenuti a ripulirla. Nonostante fosse una fonte primaria ed essenziale, purtroppo le varie amministrazioni del tempo non hanno dedicato mai un'attenzione particolare al recupero e alla valorizzazione della stessa. Noi oggi nel ripulire quest'area vogliamo lanciare un segnale, un segnale forte, perché vogliamo inserire la Fonte Vermene all'interno del recupero del borgo eh, di Pellegrina al quale ormai lavoriamo da anni. L'anno scorso abbiamo recuperato il eh, sentiero degli antichi mestieri, abbiamo ripulito l'antica torre eh, dell'orologio. Quest'anno la Fontana Vermeni e il 10 di giugno ci prepareremo a una passeggiata enogastronomica che partirà dal centro di Pellegrina, attraverserà tutti i siti storici di Pellegrina e poi attraverso il eh, percorso l'antico sentiero degli antichi mestieri arriverà a questa fontana per poi attraversare la fattoria didattica Caratozzolo, eh, dove faremo degli assaggini tipici, la masseria Monterosso e l'antico forno Gramuglia. Sarà una giornata enogastronomica per tutti, soprattutto dedicata ai giovani e ai bambini, ai quali vorremmo spiegare cosa si faceva un tempo e come vivevano gli abitanti di Pellegrina e di Bagnara un tempo, cosa andavano a fare e dove lavoravano. L'importanza del recupero di questi manufatti, non solo per il passato ma anche per lasciare un'eredità ai giovani. Guarda, io oggi per me è una giornata molto importante in quanto ho rivissuto la mia infanzia. Io sono nato qua, incontrato a Vermeni e sin da ragazzino i miei genitori mh, mi davano l'incarico di venire a riempire l'acqua. L'acqua fresca per poter bere. E questa è una fonte, come diceva l'Avvocato Latella, una fonte storica che noi ci siamo cresciuti. E io sono vissuto qua fino all'età di 25, 26, 27 anni. Per cui, era l'unica risorsa eh, non solo per la famiglia ma anche per gli animali perché erano bovari principalmente i residenti di Contrada, di Contrada Vermene. E si veniva qua a reperire l'acqua con i carri, e con i carri per, non serviva solo per, le, per uso domestico ma anche per l'irrigazione dei campi e la, per abbeverare gli animali ovviamente. E con giovane cosa prova Insomma, a sentire queste cose, a sentire la storia che c'è dietro una, una fonte come questa? Beh che dire, grande orgoglio e soprattutto vorrei spendere due parole per ringraziare l'Avvocato Latella e tutte le altre persone qui presenti perché a nome del gruppo eh, Cittadinanza Attiva ci hanno voluto simbolicamente passare eh, il testimone e quindi ci stanno introducendo man mano a, a valorizzare e riscoprire questi, queste zone in cui i nostri avi, i nostri padri, i nostri nonni erano soliti eh, passare le giornate, erano soliti eh, ammirare anche questi bei posti. Anche le donne di Pellegrina stamattina qui impegnate. Sono nata qua, oggi come ha detto Antonio ho rivissuto pure io la mia infanzia perché io sono cresciuta qua fino all'età di 17 anni, avevo la loro età. Eh, troppo bello, appena ho sentito che tutti si davano da fare per... e poi una volta il paese era qua, cioè non, eh, salivano, salivano io e i miei amici, li invitavo a salire qua, sembrava che andavano tipo a Gambaria, cioè era troppo bello, il paese si svolgeva la vita, si svolgeva tutta qua, da bagnara salivano, da pellegrina e poi noi andavamo pure a scuola e certe volte ci, ci lasciava il pulmino che metteva il comune e noi a piedi ce lo facevamo fino a una volta da bagnara siamo saliti da qua, c'era un viottolo che ci portava fino a casa. Poi io da piccola scendevo tre volte al giorno, altrimenti non ci potevamo lavare, o trasportavamo l'acqua eh, oppure pure per bere dovevo scendere tre volte al giorno per mantenerla fresca nelle, e la mettevamo nei recipienti di terracotta, così si manteneva fresca eh, a bumbola. Eh. E, e ogni giorno scendevo tre volte al giorno, io ero piccola, avevo 6-7 anni e salivo da qua con un bidone pure di 10 litri perché non me la davano, la, la bombola non me la davano perché avevano paura che i bambini eh, la rompesse eh, e invece salivo con, i, con il bidone di 10 litri a 6 anni, era più alto il bidone di me e, e facevo sempre sta vita però eh, per me era un, tipo un gioco eh, in quel periodo e andavo per mia nonna, per, gli, per tutte, per le persone anziane che non ce le facevano più a scendere, a, i gio, erano i giovani poi che aiutavano. In più salivano le persone pure da Pellegrina, da, da tutte le parti. E, è stato, cioè, ormai non è rimasto io, ora è da due o tre anni che non venivo, tutto completamente cambiato. E, da quando hanno fatto la prima autostrada, nel, negli anni 70. Eh, hanno, avevano già trasformato alcune cose, per ora con l'ultimo è cioè, proprio cambiato completamente la strada, non c'è più... Sì, ora c'è asfaltata fino a un certo punto, però non sembra più la strada di campagna di una volta, una volta le strade di campagna erano vera e propria come, come questa, ancora è rimasta così. E invece questa non, stamattina non mi sembrava vero tipo scendere a Vermeni perché la strada era sì, possiamo arrivare con le macchine fino a qua, però non è, non è più la stessa cosa. Non, non è più la stessa cosa, è come e dice la signora Angela, insomma un ricordo di, de, del tempo passato, di chi, di chi ha vissuto qui. Tutto quanto qua io, da 60 anni indietro. Adesso siamo qua per aiutare, qua cerchiamo di pulire un po' tutti insieme. Vabbè, però vi dà conforto vedere che alcuni giovani seguono questo percorso? Minimi 60 anni fa qua, io. E quindi cerchiamo adesso di fare qualcosa, di aiutare qua a pulire. E va bene così. Abbiamo altri giovani qua. E per me è stato davvero un orgoglio venire qua ad aiutare gli altri, soprattutto per, perché non neanche conoscevo la, questa fontana, siccome sono giovane, non sono neanche mai venuto in questa fontana. È stato soprattutto vedere com'era prima e adesso come ora. Abbiamo fatto davvero un gran lavoro. Anche gli imprenditori naturalmente supportano l'attività dei volontari, insomma di questo gruppo di cittadinanza attivo. Basta osservare questi posti qua come non si fa a prendere parte in queste attività. Ebbene siamo qua a, a dare una mano. Andare a mano e orgogliosi di vedere tanti giovani di partecipare a queste iniziative qua. Spoleti che anche qui insomma si è cresciuto. Eh sì, anche io sono cresciuto in questi posti. E... Il ricordo del passato è molto importante, ma per rilanciare voglio dire, le iniziative future, in effetti quello che sta facendo il gruppo di cittadinanza attiva di Pellegrina è estremamente importante, ha lo scopo non solo di ricordare, ma di rilanciare per il futuro. E questa è un'area molto importante e interessante, in effetti ci sono delle abitazioni, ci sono delle abitazioni definite attrazione turistica come animazione giovanile. Quindi il cambiamento uh, del territorio e il cambiamento delle attività del territorio, perché una volta questa zona era agropastorale, adesso cambia, quindi sta cambiando il meccanismo e eh, il rilancio delle attività agricole e agrituristiche cambia, abbiamo visto l'esempio della, della fattoria didattica, l'esempio delle aziende agricole che si stanno in qualche modo ristrutturando, ecco il cambiamento di queste risorse, di queste attività fa sì che si possono rivalutare queste zone, questi percorsi, queste aree che questo gruppo sta mettendo in evidenza, tutto dipende anche dallo sviluppo di tutta l'area. Questo mi pare che sta cambiando, visto che ci sono le condizioni e dal punto di vista dell'assetto urbanistico queste aree attraverso i casolari che ci sono qui vicino possono trasformarsi e creare punti di eh, bed and breakfast, punti di, per dormire, agriturismi in maniera tale che l'area possa essere costantemente e eh, anche didatticamente eh, visitata. Io sono tornata con tanto entusiasmo a vedere questi luoghi perché mi ricordano quando da piccolina salivo con i miei genitori che avevano un appezzamento di terreno qua all'Olivarelli e io approfittavo per farmi la bella scampagnata. Ricordo come fosse oggi, mettevo il fulano alla testa legato dietro come i contadini mi prendevo la caratteristica bombola scendevo qua mi emoziona solo a pensarlo scendevo qua e godevo quando arrivava un carro quei carri che venivano a fare il rifornimento dell'acqua con, eh, con i fusti grandi di ferro e a volte sentivo tanta gioia a mettermi sul carro e risalire col carro oppure, oppure a portare la bombola in testa come i contadini mi facevo la corona la caratteristica corona e la mettevo in testa e poi i miei genitori arrivando là mi facevano la foto e quando scendevo qua sentivo, eh, vedevo tutti, tutte le persone che lavavano nei lavatoi e ci raccomandavano a noi bambini di non sporcare una vasca perché una vasca era dedicata all'abbeveratoio, un'altra vasca lavavano, insaponavano e nell'altra vasca dovevano sciacquare i panni quindi dice questa vasca deve stare pulita perché in questa dobbiamo sciacquare i panni poi c'erano i posti dove pendevano e asciugavano e si portavano i panni già asciutti. Tante persone quindi si lavava, si faceva l'abbeveratoio, un faceva... tutta un'altra storia. qua c'era, a volte a volte, vedevo delle persone che lavavano i panni che avevano addosso. Quando un mese fa e... è venuto fuori il problema dell'acqua potabile a pellegrina. Questa ha servito molti pellegrinesi anch'io sono venuto qua ma ne scende tanta di acqua e l'unico sfogo è questa fontana qui per poter risolvere il problema dell'acqua potabile allora, io accolgo con piacere questa aggiornata nel mio bagaglio culturale perché io non conoscevo la fontana come molte altre persone eh, che l'hanno vissuta, ci sono cresciuti eh, però ammiro e sono eh, proprio ammirato e eh, Stupefatto sempre dalla tipologia costruttiva di questa fontana, cioè penso come mm, nel 1850 o addirittura prima possono aver costruito questa, questa fontana, c'è eh, la pietra di prima caduta che è un masso gigantesco che è scolpito, sicuramente a mano, che accoglie l'acqua e poi la fa scendere per caduta nelle altre vasche che usavano per abbeveratorio e lavatorio, come dic dicono le eh, persone che l'hanno vissuta. E sono ammirato da, quel, da quella canna diciamo, dove scende l'acqua, che come è scolpita è messa a parete in modo da far scendere l'acqua è tutta l'architettura la, la, della fontana, costruite le vasche, costruite tutte in mattoni, impermeabilizzate con i mezzi di allora non, e che ancora funzionano benissimo. E quindi sono eh, molto contento di questa iniziativa che eh, abbiamo intrapreso come gruppo di cittadinanza attiva perché vogliamo appunto trasmettere ai giovani le cose vissute dalle, operazioni, dalle generazioni passate. Avvocato Latella. Eh, ti volevo dire, c'è un grande lavoro non solo qui a Pellegrina, anche in altre zone di Bagnara, c'è un certo risveglio, di... eh, però ecco, anche qui poco fa emergeva cosa fare perché queste attività poi nel tempo possono rimanere così come eh, il lavoro di cittadini attivi, di volontari sta portando avanti. Beh, Carmelo, eh, cittadinanza attiva non può e non vuole sostituirsi alle istituzioni. Noi possiamo solo lanciare dei segnali, mettere all'attenzione del grande pubblico e delle istituzioni dei siti storici, pressare eh, i nostri amministratori affinché attenzionino, come diceva il professore Spoletti, il cambiamento perché Bagnara sta cambiando. Bagnara deve cambiare. Bagnara non può essere più solo, solo pesce spada, mare e sole. Bagnara, se vuole risvegliarsi e vuole recuperare, deve girare la testa verso l'alto e cominciare a guardare l'aria collinare e i pianori di Bagnara che hanno uliveti, che hanno agricoltura, che hanno pastorizia che hanno le antiche masserie che si stanno trasformando, vedi la fattoria didattica Caratozzolo che è un elemento di successo all'interno all dell'intera provincia di Reggio Calabria ma anche della Calabria che viene visitata quotidianamente. Noi dobbiamo seguire il cambiamento, non possiamo aspettare che a Bagnara arrivino le grandi industrie, ma dobbiamo recuperare ciò che abbiamo. Deve essere un recupero non di carattere storico e immobilistico visivo ma deve essere un recupero nella tradizione e nella continuità affinché noi le attività che avevamo dedite alla pastorizia, dedite all'agricoltura, si rivalutino nel tempo. Ecco perché il recupero del borgo, ecco perché cittadinanza attiva porta avanti il progetto di accoglienza eh, diffusa, dove speriamo che sempre più strutture B&B o strutture di accoglienza diffusa vengano a crearsi eh, nel nostro territorio. Io volevo approfittare Carmelo per dei ringraziamenti anche, perché tutto questo non si fa, nessuno può farlo da solo. Non esiste nessuna sigla che può muoversi se non c'è la volontà vera della gente che ci mette le mani. Un ringraziamento primario va alla Cambareri SPA, che è sempre disponibile in queste iniziative e ci mette uomini e mezzi. Grande ringraziamento al gruppo giovani dell'Oratorio di Pellegrina, guidato da Fabrizio Romeo al quale vogliamo passare il testimone di queste iniziative, perché noi facciamo, ma se i giovani non ci vengono dietro in queste iniziative non ci sarà un futuro. Voglio ringraziare il Priore dell'Annunziata che è sempre disponibilissimo, il Vice Sindaco di Bagnara che ha fornito per quanto ha potuto un suo contributo alla giornata e in modo particolare tutti quanti oggi si sono sporcati le mani. A ripulire l'antica fonte Vermeni, uomini e donne. Approfitto solo ancora dei tuoi microfoni per lanciare la giornata del eh, 10 giugno. Invitare tutti a questa giornata naturalistica enogastronomica che ci vedrà in un percorso naturalistico da pellegrina attraverso le nostre fattorie, le nostre aziende didattiche, le nostre attività commerciali che noi vogliamo valorizzare con la nostra passione e con il nostro impegno.